Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della Google Developers Live Italia. Io sono Mauro Solce ed oggi voglio presentarvi come possiamo ottenere delle semplici informazioni statistiche sui file presenti nel nostro account di Google Drive, tutto questo creando un sito ospitato su Google Drive ed effettuando l'edit di tutti i file del sito direttamente con web application collegate a Google Drive. Quindi non avremo bisogno di editor esterni. Prima di tutto, vediamo di utilizzare la funzionalità di Publish Website Content per creare un sito a partire da una cartella contenuta su Google Drive. Creiamo quindi la nostra cartella. Cambiamo l'impostazione di condivisione mettendola pubblica sul web. E se andiamo a vedere nei dettagli, ora avremo una nuova voce, hosting, in cui sarà contenuto il link pubblico per accedere al nostro sito. Clicchiamo ed ora non ci verrà mostrato niente. Come specificato nella pagina della funzionalità di Publish Website Content, questa cerca il file index.html. Nel caso in cui non lo trovi, verrà mostrata la lista dei file presenti in quella cartella. Proviamola subito, entriamo nella nostra cartella ed aggiungiamo un file. In questo momento, se andiamo a refreshare il sito, abbiamo subito a disposizione il nostro file. Eliminiamolo ed ora dobbiamo incominciare a creare il codice relativo al nostro sito. Per fare questo dobbiamo aggiungere, collegare delle applicazioni al nostro account di Google Drive. Quindi clicchiamo sul tasto Crea, collega altre applicazioni ed effettuiamo la ricerca per Editi. Editi è una web application presentata un paio di settimane fa, il 25 giugno, che ci permette di creare file HTML, JavaScript, LESS e CSS e editarli con un editor che abbia l'highlight e altre funzionalità che vedremo successivamente quando editeremo i file. Quindi colleghiamo l'applicazione principale Editi. Ancora, crea, collega altre applicazioni, editi ed aggiungiamo l'HTML editor. Facciamo la ricerca CSS, vediamo CSS editi, colleghiamo anche questo. Facciamo la ricerca JavaScript. Ed aggiungiamo anche JavaScript Editi. Ora nel menu Crea abbiamo quattro nuove voci per poter creare un CSS file, un HTML file, un JavaScript file o un Publish Website. Clicchiamo su Publish Website così possiamo vedere l'interfaccia della web application Editi nella sua interezza. Crea e condividi. Ora veniamo mandati alla pagina di autorizzazione per l'applicazione. Editi richiede logicamente di visualizzare e gestire i file e i documenti in Google Drive, altrimenti non potremo creare nuovi file, non potremo editare quelli attualmente presenti. Visualizzare e gestire i propri dati di configurazione, in quanto i singoli editor hanno la possibilità di configurare la dimensione del testo e altre cose classiche che si possono configurare sugli editor, ad esempio se i tab sono realmente tab o quattro spazi, ed infine gestisci l'elenco di siti e domini controllati da noi. Questa funzionalità è esclusiva per gli account Google Apps, in quanto Editi permette di collegare un dominio Google Apps o un sottodominio Google Apps direttamente
a un sito o stato su Google Drive. Nel caso in cui foste interessati a questa funzionalità, vi rimando alla talk del 25 giugno, della Google Developers Live US, in cui la Google Drive Developer SDK Team ha parlato con la Floresoft in dettaglio sia su Edity che su questa funzionalità. Ritornando a noi, autorizziamo l'applicazione ed ora veniamo redirezionati alla pagina iniziale dell'editor. Qui, visto che abbiamo richiesto di creare un nuovo sito, abbiamo la possibilità di partire da diversi template. Nel nostro caso partiremo da un template molto semplice, quindi abbiamo la necessità di un JavaScript per poter poi accedere via JavaScript alla Google API, dell'HTML e un CSS per dare un po' di colore al nostro sito. Quindi creiamo e clicchiamo su Copy. Qui verrà creata una cartella all'interno della cartella del nostro sito, infatti possiamo vederla, che conterrà tre file: code.js, index.html e style.css. Andando sulla pagina che ci si è appena aperta, vediamo l'editor nella sua completezza. Ci permette di visualizzare i tre file contenuti nel nostro sito, il preview di questi tre file. Come vedete, l'editor ha il syntax highlight per i diversi linguaggi, diverse visualizzazioni, e i file vengono salvati quasi istantaneamente. Quindi, se noi apportiamo delle modifiche, ad esempio, cambiamo in LGDL Italia, in pochi secondi il file verrà salvato e il preview riporterà Hello GDL Italia. Se andiamo a vedere al link dove prima avevamo la lista dei file e lo aggiorniamo, ora abbiamo una cartella. Entrando in questa cartella vedremo all'opera la funzionalità di Publish Website Content. Infatti, in questo caso specifico, non abbiamo i nostri tre file, ma abbiamo il sito renderizzato per quello che è. Quindi la pagina index.html che ha chiamato il JavaScript e ci ha mostrato l'orario. Torniamo indietro, chiudiamo il sito, chiudiamo la parte dei template e eliminiamo questo sito di prova in quanto io ho già creato i file per questa parte di funzionalità in cui accediamo alla Google Drive SDK con JavaScript. Ne parleremo in maniera più dettagliata e analizzeremo il codice in maniera specifica nelle prossime puntate. Per ora creiamo tre nuovi file, un file CSS, un file HTML ed infine, un file JavaScript, in cui copierò il codice che ho precedentemente scritto. Rinominiamo anche file index.html ed infine il file più importante, che è il codice JavaScript, che si occupa di tutta la logica per leggere e renderizzare i risultati da Google Drive. Quindi, aggiornando il nostro sito, verrà mostrata la pagina di autorizzazione in quanto questo nostro sito è una semplice web application. Cliccando su Authorize avremo la solita maschera di autorizzazione delle applicazioni. Quindi
Come potete vedere, la nostra applicazione non ha bisogno di accedere ai file in se stesso per visualizzare queste semplici statistiche. Ci interessa semplicemente il metatype dei file e il loro numero. Di conseguenza, richiederemo di visualizzare soltanto i metadati relativi ai file e ai documenti in Google Drive. È molto importante che ogni applicazione richieda esclusivamente i privilegi che le siano necessari. Accettiamo. La pagina si refrescherà automaticamente e, finito il caricamento via JavaScript collegato alla Google Drive SDK, verrà visualizzata questa semplice tabella in cui per i singoli MIME type avremo il numero di file presenti nel nostro account di Google Drive SDK. Per questa puntata è tutto, vi ringrazio di avermi seguito. E vi aspetto nelle prossime puntate in cui analizzeremo più in dettaglio come a partire dal Quick Start di Google Drive SDK per JavaScript otterremo questo risultato. Grazie a tutti, ciao, Mauro Solcia.